Solo sulle fonti TV, la nostra Trading Week e ovviamente il nostro evento portante del giovedì pomeriggio. Bentornati a tutti voi, eravamo in diretta anche prima, ma adesso si apre ufficialmente il main event appunto della Trading Week, che comunque proseguirà ancora nei prossimi giorni. Iniziata lunedì, che ha visto davvero la partecipazione di tantissimi esponenti del mondo del trading, analisti finanziari e non solo, che hanno fatto un po' luce su quello che è accaduto nel periodo post-coronavirus. È stata questa un po' la, adesso vi mostro la nostra sezione del sito lefonti.tv, che potete visionare insieme anche alle altre iniziative che portiamo avanti. La sezione è dedicata proprio alle fonti Trading Week, questo è il titolo che abbiamo voluto dare genericamente: mercati turbolenti e opportunità da cavalcare, lo scenario dei mercati globali e un nuovo modo di operare e utilizzare gli strumenti. Quindi questo è un po' il punto di partenza. Chiaramente si possono aprire tantissime parentesi e questi sono tutti i protagonisti che sono intervenuti, che ancora interverranno da adesso in avanti, e le nostre belle tavole rotonde, quella di oggi, andiamo giusto per mostrarla, dov'è, perché poi io mi perdo, ce ne sono state tantissime, quindi è anche difficile ritrovarle perché gli appuntamenti sono stati molti. Eccola qui, le strategie del trading ai tempi del coronavirus, titolo che vedete anche in sovrimpressione. Allora iniziamo subito perché noi andremo avanti per un paio d'ore con il main event, aspettiamo naturalmente le vostre indicazioni, riflessioni e messaggi, state già scrivendo, il numero di WhatsApp è sempre a disposizione e poi le nostre piattaforme, quindi YouTube, la pagina Facebook. Ci potete seguire anche dal sito lefonti.tv. Dicevo, iniziamo perché avremo 2 ore, ma tanti sono gli ospiti che interverranno. E allora io, da quando li ho contattati per intervenire, insomma, ci tenevo tantissimo che fossero loro a aprire il main event, e gli ho detto, scherzando, poi non so, valuteranno loro se è uno scherzo e la verità, che sono insomma i top del top. Andrea Cartisano, buongiorno, lui eccolo qui, adesso vediamo sia uno che l'altro. Davide Biocchi, vediamo la foto di Andrea Cartisano e Davide Biocchi che è pronto davanti al suo PC, al suo schermo. Benvenuti a entrambi. Ciao Manuela. Ciao, grazie, un saluto anche da parte mia a tutti i telespettatori. Grazie, vabbè, insomma è vero, no? Io vi ho detto così, poi sta a voi capire se era un modo per cercare di avervi realmente o se invece corrisponde a verità. Ce lo diranno anche i nostri telespettatori, perché siamo pronti a qualsiasi considerazione rispetto a questa Trading Week. Vi anticipo, senza darvi troppi riferimenti, che già ne abbiamo programmata un'altra, ovviamente dopo le vacanze, prima, tra virgolette, speriamo di rilassarci con questo mese di agosto, anche se noi saremo sempre in onda, e poi torneremo con un'altra Trading Week tra un po' di tempo. Quindi, insomma, se avete consigli, scriveteci. Allora, che dire, Andrea, parto da te per una cosa. Io poco prima di andare in onda ho ricevuto un tuo messaggio che ovviamente recitava mercati terribili oggi. Facciamo un po' una panoramica dei mercati alla luce di quello che sta succedendo sul coronavirus, quello che sta succedendo a livello macroeconomico, anche dopo le parole di Jerome Powell di ieri sera, insomma, che ha comunque inserito nel comunicato della Fed il rischio che il contagio, l'emergenza coronavirus possa davvero influenzare ancora di più i mercati. Però la tua panoramica, e poi stessa cosa chiedo a Davide. Ma purtroppo la situazione è molto negativa e più che altro non era così facilmente prevedibile, perché è vero che il mercato ha fatto sostanzialmente sul nostro futures, ma l'ha fatto anche sul DAX, sul nostro è stata quasi pazzesca la settimana scorsa una bull trap, però se questa Trading Week fosse stata martedì scorso, saremmo stati a parlare di un target potenziale sul nostro futures magari anche a 22.000 punti, perché intraday eravamo andati a 21.120, ma soprattutto avevamo addirittura superato la media mobile a 200. Il DAX l'aveva fatto già da tempo, gli indici americani molto molto prima ovviamente, che transitava in area 20.008, per cui è ovvio che oggi sei un po' spiazzato, perché comunque, nonostante i dati macroeconomici non fossero esaltanti, nonostante i problemi, direi soprattutto negli Stati Uniti e per esempio in Brasile con il coronavirus, il mercato sembrava ignorare, veramente ogni negatività. Adesso ci troviamo in pochi giorni quasi in una situazione opposta, e soprattutto a livello di singoli titoli,
ci sono dei movimenti molto molto importanti, ovviamente in negativo, perché nel frattempo stanno uscendo le trimestrali, sono tolta qualche eccezione, ti cito qualche nome uscito oggi, per esempio De'Longhi, che è stata addirittura in linea con lo scorso anno, Raymond De Medici, che addirittura ha fatto quasi più 50% di utile netto, però poi dall'altra parte ci sono tante società che hanno riportato male, chi ha dimezzato l'utile, come per esempio Prysmian, ma è già una delle società che ha fatto meno peggio, o chi come Autogrill, che ha perso addirittura 271 milioni in un semestre da 115 milioni di utile lo scorso anno. Finché ovviamente questi dati continueranno a essere, e non c'è modo di pensare diversamente, negativi, avremo ovviamente delle difficoltà sul mercato. Oggi il titolo che più impressione in negativo ovviamente è Eni, sì, che è arrivata a testare un supporto importantissimo rappresentato da area 7,90, e in questo momento oltretutto è andata anche sotto, per cui addirittura le posizioni rialziste in essere andrebbero chiuse nella giornata odierna se questo livello almeno di 7,90 non dovesse essere tenuto. Mm-hmm. Eni è ovviamente l'esempio più clamoroso, però ci sono molti altri esempi negativi, e soprattutto è molto molto debole il settoriale delle banche. Assolutamente sì, poi magari ci torniamo. Intanto stiamo vedendo proprio il grafico di Eni, grafico daily. Davide, stessa cosa a te, mi piacerebbe avere una tua panoramica dei mercati, magari a partire proprio da Eni. So che puoi condividere anche il tuo schermo, così vediamo proprio attraverso le tue parole, attraverso la tua piattaforma, quali, insomma, cosa ci vuoi segnalare. Però ripeto, io partirei da Eni visto che Andrea ci ha lanciato l'assist. Sì, guarda, io aggiungerei che non è tanto e solo quello che è successo prima, cioè in qualche modo il mercato, che la situazione fosse così così, lo aveva anche scontato. Il problema vero è sono soprattutto le guidance, cioè il mercato vuole avere delle aspettative di recupero pronto, perché altrimenti come fa a giustificare di essere andato più vicino ai massimi che ai minimi della Covid? Cioè è particolare, no? Quindi è una situazione complessa. E vorrei dire che, insomma, avete parlato di mercati turbolenti e in qualche modo l'avete chiamata, nel senso che oggi nell'event la borsa se ne va certamente. Guarda, turbolenta. Perché per chi fa finanza è può essere un complimento, no? Il fatto di muovere i mercati con una sola parola. Ci stai dando tanta importanza, Davide. Assolutamente, ma in realtà diciamo che il grafico di Eni è qui da vedersi. Eni era da mesi, quindi da aprile per l'esattezza, anzi da marzo era entrata in questo range, quindi diciamo che aprile, maggio, giugno, luglio, quasi tutto, oramai siamo alla fine, e poi vai giù e vai ipoteticamente anche a rischiare di chiudere sotto quella soglia degli 8 euro 7,90, ora con precisione evidentemente io dicevo prima un'oscillazione ampia tra 8,10 con 9, diciamo spartiacque, l'abbiamo detto tante volte, non riesce a superarlo, attenzione, è un segnale d'allarme. Però il problema è che Eni non è da sola, è in buona compagnia, perché se noi mostriamo quello che succede su altri titoli del settore, come per esempio Saipem, che ieri ha fatto il breakout della collinetta dei 2 euro, no? Poco sopra, e poi giù a capofitto e con volumi importanti. Tenaris ha fatto un movimento simile, su Tenaris addirittura mi sembra anche evidente una figura di quelle che in analisi tecnica sono interessanti, come i testa spalle ribassisti, che ha un target sui precedenti minimi, e la neckline è presto fatto, è stata rotta. Ma il capostipite di queste cose è stato proprio il titolo più di nicchia sul settore petrolifero, che è Saras, con la raffinazione. Guardate qua, la rottura l'ha fatta addirittura tra fine giugno e inizio luglio e sta scendendo a ribasso, è uno dei titoli più shortati del nostro intero listino. Quindi la situazione è tesa, le banche sono tornate a essere deboli. Oggi abbiamo Unicredit, che è il secondo titolo peggiore nel listino principale, e su Unicredit, cosa che non c'è su Intesa, c'è anche un potenziale odore di un doppio massimo, che con, diciamo, chiusure giornaliere sotto, diciamo, quest'area, questo livello
che possiamo identificare intorno ai 7,60 euro, insomma appena sopra, avrebbe un ulteriore, sarebbe un ulteriore segnale negativo. Sì, e sì. In tutto questo diciamo che il future sull'indice ci racconta di una situazione quantomeno difficile e insomma è un momento particolare, un momento. Stasera avremo l'importante trimestrale di Apple. Sì, bravo. Infatti stavo dicendo, oggi l'America, insomma, osserva anche queste. Amazon, Apple e Alphabet oggi, quindi sì. Tre grossi calibri del Nasdaq. E esatto. Allora diciamo che il Nasdaq, che da un po' di tempo ha scelto di avere un massimo e un minimo che non supera, sono 11.060 verso l'alto e malcontati 10.300 verso il basso, temo che questa sera possa decidere di prendere una direzione che potrebbe anche essere quella verso l'alto, per carità. Ci vuole però non tanto che ci stupiscano sul passato, nel bene o nel male, ma che ci diano delle guidance interessanti nel medio periodo, perché questo è ciò che il mercato vuole assolutamente sentirsi dire in questo momento. Vuole sentirsi dire che non ha fatto male ad andare fino lassù. Viceversa, sarà difficile evitarlo, ma ho la sensazione che come è successo a marzo, febbraio, marzo, di nuovo il mercato stia cominciando a riprendere confidenza con i numeri della pandemia che aveva veramente trascurato e messo da parte. Cioè, qual è il catalyst di tutto questo? Oggi c'è stata una valanga di dati macroeconomici, ne possiamo vedere per tutti i gusti, no? Allora, ne abbiamo avuti di migliori e di peggiori delle stime, abbiamo avuto la disoccupazione in Europa, abbiamo avuto il PIL tedesco sotto le stime, però quello americano, per quanto assai negativo, un pochino meglio. Quindi la situazione, insomma, la ritengo un po' in divenire. Stiamo a vedere, il mercato qualcosa ci dirà e qualcosa ci dice l'oro, ma non voglio anticipare. Dopo arriviamo assolutamente, anche perché poi mi piacerebbe, a parte ci sono già dei messaggi al di là delle richieste per voi che poi vi leggo, ringrazio due amici che hanno mandato due messaggi bellissimi, uno che ci dice che bello questa passione che avete per il mondo della finanza, chiaramente si rivolge sia a noi che a voi che intervenite sulle fonti TV, e Luca che dice siete i migliori, grazie, insomma, poi leggiamo ovviamente tutte le vostre richieste. Allora, Andrea Cartisano, se ti vuoi riagganciare a quello che già raccontava Davide, liberissimo di farlo, è una sorta di tavola rotonda, quindi funziona così, deve diventare un dialogo, voglio dire, molto fluido. Però io ti volevo chiedere anche come hai recepito tu le parole di Jerome Powell di ieri sera, e quindi se, come diceva qualcuno prima della riunione della Fed, se saranno davvero le indicazioni della Fed e il modo di dialogare di Jerome Powell con i mercati a dare una direzione appunto ai mercati stessi. Allora, fino adesso sicuramente i mercati sono stati sostenuti dalle banche centrali. Ovviamente i prestatori di ultima istanza come la Federal Reserve hanno più potere rispetto a quello che può avere la Banca Centrale Europea. Comunque anche la Banca Centrale Europea ha fatto sì che, per esempio, il nostro spread col Bund, il BTP Bund, non esplodesse a livelli, diciamo, crisi del debito, sì, col governo Berlusconi, ministro delle Finanze Tremonti. Però quello che diceva Davide prima è comunque la verità, secondo me assoluta quasi, mi verrebbe da dire, che il mercato cerca, ovvero i prezzi che il mercato ha attribuito a tante aziende scontavano che cosa? Che probabilmente ci fosse una ripresa a V. Se adesso cominciano a uscire delle trimestrali molto negative, e la maggior parte lo sono, ma soprattutto vengono allo stesso tempo addirittura cancellate delle guidance per l'anno in corso, ecco che il mercato si indispettisce, e per questo motivo, a differenza di prima, anche le banche centrali, a mio avviso, potrebbero avere meno potere, perché comunque di fronte a dei dati oggettivi dove aziende comunicano dei dati che tutti ci aspettavamo molto negativi, ma non riescono a fornire delle garanzie, delle rassicurazioni sull'anno in corso, perché è vero che anche Gualtieri ha detto ci sarà un forte recupero del PIL nel terzo trimestre, però se un'azienda ti dice addirittura ritiro la guidance, appunto, a quel punto rimane l'incertezza e il mercato gioca d'anticipo e dice: io avevo
garantito certi prezzi che al momento, con le notizie in mio possesso, non posso più garantire. Ok, ecco, vorrei dire, sì. No, vorrei aggiungere una Vai, cosa. Davide, sì. Cioè, che come vedi, alla fine, quando ci si ritrova a pensare sulle cose, si giunge magari per strade diverse, ma poi alle stesse conclusioni. Il problema è che anche gli analisti che sin qui hanno dato, diciamo, come dire, le loro stime, no? Su cosa si sono basati? Vedi che le aziende in alcuni casi addirittura fanno fatica a dire i numeri. È difficile fare delle previsioni. Lo abbiamo detto tante volte, il Covid ci ha portato su territori uncharted, inesplorati, assolutamente, come quando si è andati a scoprire l'America e si pensava di essere in Asia. Cioè, voglio dire, chi è che ha esperienza precedente di una roba così sui mercati finanziari? Esatto, nessuno. Esatto, non c'è nessun esempio pregresso, certo, è verissimo. Chi conosce realmente gli effetti di tutte queste iniezioni di liquidità nel sistema, che a breve termine salvino i mercati? L'avevamo scoperto dopo la Lehman Brothers, lo stiamo riflettendo ora, ma non dimentichiamoci che in poco tempo è stato immesso sul mercato, in pochissimo tempo, più di tutto quello che è stato messo in gioco dopo la Lehman Brothers. Abbiamo, tra virgolette, mandato un mercato come l'obbligazionario in una tale bolla speculativa per cui nessuno che abbia una ratio di investimento con un rendimento può investire più in obbligazioni in questo momento, quantomeno in obbligazioni entro un certo limite di rischio, e quindi si finisce per comprare le proximity dei bond sui mercati azionari, o per finire tutti a comprare quei grandi latifondisti della finanza globale, no? Perché adesso noi abbiamo, se faccio vedere questa mappa, questo è da inizio anno, ma voglio dire, è sicuramente anche dettato da tutta una serie di elementi. Se Amazon ha fatto più 64% all'inizio anno, è stata anche oltre il 70%, e Google e Facebook e Microsoft più 30% e qualcosa di simile. Ma se noi andiamo a vedere la situazione legata al price earning, qui la situazione cambia tutta. Cioè, voglio dire, ma come si fa a comprare un price earning a 145 quasi? Cioè, bisogna che ci siano delle guidance notevoli, bisogna che questo mercato sia ancora sostenuto, e ho la sensazione che, per esempio, tutti quei buyback azionari che hanno sostenuto anche la solidità di questa crescita, magari, e soprattutto se ci sarà una vittoria dei democratici alle prossime elezioni, saranno meno incentivati o verranno meno magari. E questa è una situazione che poi il mercato in qualche modo... Già, esatto, esatto. Andrea, tu prima parlavi del comparto bancario, ti posso chiedere un riferimento su questo? Poi, se siete d'accordo, comincio anche a leggere delle indicazioni dei nostri telespettatori, e naturalmente poi andiamo a vedere gli indicatori principali, tipo l'oro di cui si parlava prima, che proprio ieri durante le parole di Jerome Powell aveva subito visto un rialzo, poi si è riposizionato ai livelli, insomma, a cui stiamo assistendo in questi giorni. Allora, Andrea, comparto bancario, stavi dicendo qualcosa prima e poi ci buttiamo sulle domande degli amici. Il comparto bancario ha guidato soprattutto l'ultima fase del rialzo, cominciato da inizio luglio e culminato col massimo relativo del 21 di luglio. Se sovrapponessimo la maggior parte dei grafici delle banche quotate, vedremo che quasi tutte hanno fatto un massimo relativo proprio in quella seduta, e mi riferisco al 21 di luglio. Ovviamente c'è stato anche il tema caldo dell'OPS di Intesa Subi, andata a buon fine, anche perché quando Intesa ha avuto un minimo dubbio ha offerto 57 cent in denaro, per cui oltre il concambio 17-10, per cui gli ultimi indecisi hanno ovviamente aderito. E adesso invece tutti i titoli bancari stanno correggendo pesantemente, e oggi, con l'accelerazione che anche mentre stiamo parlando si sta ulteriormente accentuando, temo che in molti casi, anche se alcuni avevano già fatto scattare a mio avviso uno stop precedentemente, stanno purtroppo dando dei segnali molto molto negativi.
In realtà in sedute come queste, in questo momento siamo a meno 3,19 di futures, Sì, è una discesa un po' corale del mercato, non ci sono tanti titoli che si salvano, gli unici che stanno tenendo sono quelli che hanno appunto rilasciato delle trimestrali molto positive, stamattina addirittura De Longhi sulla sua comunicazione è andata sospesa al rialzo, adesso era ancora molto forte Renault de Medici, però è un ribasso generalizzato e ovviamente purtroppo il mercato ha anche perso, secondo me, tanti livelli tecnici che per quanto riguardano il nostro futures, andando sotto 19.230, minimo del 10 di luglio, probabilmente possono portare già entro domani il mercato anche sotto area 19.000 di futures. Io vedo un target purtroppo a 18.770, che è il minimo del 25 di giugno. E le banche, quando il mercato corregge, facendo purtroppo un peso chiave nell'indice, lo zavorrano e contribuiscono alla sua discesa. Ecco, allora Davide, facciamo così, prima, adesso poi vi leggo i messaggi, andiamo a fare una panoramica di come si sono avviate le contrattazioni in America, perché erano attese al ribasso, insomma, l'avvio delle contrattazioni sia per i dati sul PIL americano, ma anche per l'affermazione che ha fatto, o meglio, la domanda che si è sentito di porre Trump, lo avrete sicuramente letto. Trump ha detto: non sarebbe meglio rinviare le elezioni? C'è il rischio di elezioni truccate a causa proprio della pandemia del coronavirus. Insomma, però chiaramente poi si sta dicendo non ci potrebbero essere prove, e poi comunque non ha potere per fermare le elezioni. Davide, sai perché lo chiedo a te? Così almeno vediamo l'apertura di Wall Street, perché noi anche nelle scorse settimane avevamo lasciato intendere, insomma tu principalmente, poi ne abbiamo parlato insieme, che Trump sembrava quasi aver abbandonato, almeno così nell'impatto mediatico, la partita della rielezione, quindi della nuova campagna elettorale, insomma, e oggi ha chiesto questa cosa. Beh, diciamo che io, allora andiamo per gradi, prima di tutto sì, vorrei far vedere questo. Allora, questa è la performance dell'S&P 500 year to date. A colpo d'occhio il verde e il rosso forse sono addirittura equivalenti, o forse c'è un po' più di verde. Se si va a contare le singole società, ci si accorge in realtà che il numero di società che da inizio anno stanno perdendo è molto più grande di quello delle società che stanno guadagnando. Vorrei far vedere anche qual è la situazione dell'ultimo mese, così si vede bene anche la diciamo rotazione settoriale, soprattutto sul settore finanziario bancario di cui ha parlato Andrea, che si vede ancora bene anche nell'ultima settimana, dove comunque con un mercato che ha cominciato un pochino a punire, vedi qua i grossi colossi, diciamo i latifondisti, come li chiamo io, moderni, diciamo sì, così, della globalizzazione, e comunque aveva un po' tenuto sui finanziari. Se guardiamo oggi, come mi chiedevi tu, beh, oggi la borsa è rossa, come si vede, e quindi insomma l'andamento è proprio, come dire, l'advance decline non lascia adito a dubbi, la maggior parte dei titoli stanno perdendo nella seduta di oggi, è una seduta contraddistinta da un ribasso. Per quanto riguarda Trump, io credo che la situazione sia la seguente, e cioè Trump è colui che ci aveva abituato finora ad essere sempre un po' spaccone, anche diciamo un po' una specie di bullo in senso, lasciami dire, sì beh, certo, tanto io sono più bravo e vinco sempre io, ok? I suoi strali, diciamo, su Twitter sono noti da questo punto di vista. Una volta ho letto di una sua intervista dove lui diceva: beh, se non sarò rieletto farò altro. Ecco, è una frase che non mi aspetto da uno che è never give up, cioè non arrenderti mai, ok? Come mi è sempre sembrato Trump. Quindi ho pensato che quella sua frase in qualche modo contenesse una resa. A volte, sai, le cose le cogli così, uno spunto di un attimo. Mi è sembrato questo. Poi l'ho sentito altre volte dire, adesso non so, una cosa strana, non aveva mai portato la mascherina prima. Qualche giorno fa ha fatto un tweet dove ha detto: portare la mascherina ai patriotici. È vero. Io a tutti, e quindi me la metto per forza. Che è un cambio di tendenza. Sta facendo qualcosa. Ma in questo caso perché si è reso conto che l'emergenza coronavirus è ancora bella viva, insomma. Assolutamente.
e lui per colpa del coronavirus ha perso il consenso, anche un po' per il caso Floyd, diciamo, ma ha molto, cioè il caso Floyd gli fa perdere il consenso in un senso diverso, potrebbe spingere ad andare a votare una gran parte degli elettori che in America non votano tipicamente sono per i democratici potenzialmente, quindi in questo senso potrebbe far aumentare l'affluenza alle urne. Devo dire però che lui ha spostato l'asticella perché si sta di nuovo alzando la tensione con la Cina, questo è uno dei suoi cavalli di battaglia, e poi ancora ricordiamo che lui punta molto, perché l'America è fatta di due parentesi, la costa est e la costa ovest, e in mezzo sono tutti repubblicani, le due parentesi sono democratiche. Sì. Tutti quei repubblicani in mezzo sentono molto il diciamo tema della sicurezza, e lui cosa ha fatto? Vuole mandare i federali a Chicago perché dice non sanno ovviamente i democratici locali affrontare la criminalità organizzata, insomma sta puntando su queste cose e punta magari a dire rimandiamo le elezioni, perché lui sa una cosa che anche io so statisticamente, che nessuno fino ad ora, essendo a 3 mesi dal voto, così in ritardo nei sondaggi, è riuscito a vincere. Mm-hmm. È anche vero che lui sarebbe anche il primo dopo Bush padre, che in realtà era però il terzo mandato repubblicano, cosa che è successa una sola volta, 3 mandati consecutivi di una parte o dell'altra, sì, solo una volta sono successi nel dopoguerra con il doppio Reagan più Bush padre. Ok. Sarebbe sì, il primo a perdere il secondo mandato, perché tu da presidente hai un vantaggio mediatico. Beh, è certo, perché sei più in vista e poi comunque puoi a quantomeno agganciarti alle cose che hai portato a termine nel primo mandato, nei 4 anni, quindi del primo mandato. Allora Andrea, se vuoi commentare anche tu Trump e poi il resto da Andrea, partiamo con i messaggi, facciamo uno e uno, così almeno sentiamo entrambe le voci di Andrea Cartisano e di Davide Biocchi. Allora Andrea, Trump, insomma, anche secondo te ha un po' abbandonato la partita, o comunque adesso sta cercando di recuperare il tempo perso? Ma ha detto tutto benissimo Davide, la cosa scontata ovviamente è che la dichiarazione rimandare eventualmente le elezioni è perché ha una distanza talmente ampia purtroppo a suo sfavore nei sondaggi che è quasi una buttata, perché ovviamente non credo sia possibile appunto, una soluzione del genere, però io credo, anche se fanta finanza, fanta politica si dovrebbe dire, che io penso che l'unica possibilità che lui abbia è se entro 2 mesi uscisse un vaccino. Ok. Allora, se uscisse un vaccino, secondo me sarebbe l'unica possibilità che potrebbe avere. Dicendo ovviamente a quel punto, neanche solo via Twitter, ma andando in ogni città medio grande americana a fare un convegno, dicendo grazie a me vi avevano detto che a marzo giugno 2021 ci sarebbe stato il primo vaccino, voi lo avete a ottobre, e okay, allora lì è l'unica chiave di volta che potrebbe avere, anche se ovviamente è abbastanza difficile che i tempi possano essere sufficienti per un vaccino commercializzabile. Bravo, esatto, certo che sia assolutamente commercializzabile come tu, e che possa essere diffuso per, insomma, per cercare di arginare il problema. Allora facciamo così, io come detto inizio a leggere anche i messaggi dei nostri amici, e il main event va avanti fino a tutto il pomeriggio, quindi avremo modo, ma insomma sono messaggi sia per Davide che per Andrea, quindi cerchiamo di leggerli il più possibile. Ecco, vi chiedo, magari mentre analizziamo le cose che ci chiedono i nostri telespettatori, cerchiamo di, visto che il titolo della nostra tavola rotonda è proprio le strategie del trading ai tempi del coronavirus, anche magari dare qualche riferimento su quelle che sono le strategie più opportune da portare avanti, poi fermo restando che ciascuna ha la sua, mi rendo conto, però insomma, visto che abbiamo la fortuna di parlare con voi in diretta, riusciamo magari anche a dare dei riferimenti ulteriori. Allora, questo amico che però non... ah, Carlo si chiama. Buongiorno, prendendo a riferimento l'S&P 500, il faro dell'equity, al momento non ci sono flussi in uscita tali da giustificare addirittura un'inversione di tendenza. Del resto siamo in volumi agostani, quindi il mese d'agosto. Discorso diverso potrebbe essere sul VTI. Cosa ne pensi, Andrea? Allora, lo Standard & Poor's 500 indubbiamente è ancora vicinissimo ai massimi relativi che ha toccato sostanzialmente il 23 di luglio a 3279, però è anche vero che ha rotto la rialzista partita dai minimi del 23 di marzo
e oggi sta confermando in maniera piuttosto netta questa rottura. Per cui sicuramente il telespettatore ha ragione sul fatto che i flussi non sono così magari nitidi in uscita come per esempio il nostro mercato oggi darebbe a vedere. Per quanto mi riguarda, sul VTI sfonda una porta aperta, perché io sono short, tramite ETF Leva 1 l'ho inserito nella mia newsletter finanziaria. Il futures sul VTI stava da ormai tante sedute a cavallo dei 40-42, oggi ha rotto al ribasso area 40. È ovvio che mi aspetto che possa avere una correzione, perché comunque dai minimi ha avuto un recupero incredibile. È vero che la famosa scadenza di maggio con il contratto futures andato in negativo è stato, a mio avviso, un caso limite, magari non così facilmente ripetibile, credo sia stato ovviamente la prima volta nella storia, però adesso, per il mio modo di vedere, e ho impostato anche una strategia in questo senso, nell'area tra 40 e 42 il futures ritengo potesse aver iniziato una fase di distribuzione, per cui io mi aspetto una correzione e direi che potrebbe estendersi questa correzione fino a $35-34 al barile. Ok, Davide, altro messaggio di Franco. Buon pomeriggio, Tenaris è il titolo che perde meno rispetto al settore. Si può considerare questo un segnale di acquisto? Allora, guarda, prima di rispondere a Tenaris faccio un giro completo. Sì. Dunque, prima di tutto, per parlare di situazione del coronavirus, secondo me manca, e poi un tema che dobbiamo affrontare, perché del passato è inutile parlare, cioè in previsione futura, che cosa succede se di vincoli democratici, cosa può succedere alle borse, perché è la cosa più probabile, andiamo a fare questo ragionamento. Per quanto riguarda il crude oil, sono d'accordissimo con Andrea, tra l'altro il movimento di oggi è un ribasso forte, e sono d'accordo anche sui target, l'area 35-34 può tenere assolutamente. Detto questo, diciamo che tutto questo ci fa capire come da 10 a 40 dollari più mal contato il recupero del petrolio, di questi 30 dollari di recupero, 25 li ha fatti per azioni sul lato della domanda, cioè sul lato dell'offerta, cioè meno barili, trivelle che si chiudono ogni settimana, il venerdì guardiamo il Baker Hughes da questo punto di vista. In realtà è come dire che tu crei artificialmente un effetto rarità che tiene il prezzo là, ma la filiera non sta bene, e la filiera non sta bene perché se guardiamo Eni, che oggi rifacciamoli vedere i grafici, perché poi questo conta, sì, Eni sì, sfonda, il supporto probabilmente è a 7,80, deve chiudere almeno sopra 7,90, sopra 8 sarebbe meglio, perché molti hanno idea di 8 e hanno questa soglia psicologica. Saipem ieri ha rotto 2, cioè ha rotto un supporto e oggi è a 1,82, voglio dire, è già praticamente sui minimi di marzo. E Tenaris, io adesso, con tutto il rispetto, ma secondo me Tenaris è un titolo da vendere, perché è una chiamata short notevole con target in precedente minimo. Questo secondo me, e lo dico con un disclaimer, ma insomma siamo qui anche per dare qualche idea, questo secondo me è un testa spalle ribassista, rotta la neckline, il target è il precedente minimo, più o meno l'area 4 euro, mal contata, giù di lì, voglio dire, poi magari fa anche un pullback a 5,40, ma a me questa sembra proprio una rottura ribassista, il fatto che oggi sia quello, ha fatto già anche tanto ieri, cioè il fatto che oggi sia messa maluccio, insomma, però io vedo nei grafici più situazioni negative che positive, ma ripeto, senza nessuna preoccupazione, perché se poi vado a vedere il FIB, il grafico del FIB, o se guardo lo stesso S&P 500, comunque semplicemente questi mercati hanno questo problema: è arrivata un'ondata enorme di liquidità, la liquidità si è riversata in acquisto, i mercati sono stati comprati oltre la misura, voglio dire, è impensabile guardare, cioè se uno guarda un titolo come Enel e guarda in che modo Enel è stata comprata in questa fase qui, questa roba non è borsa, questo è un altro sport, voglio dire, sì, no? Sì, sì, borsa, certo, un andamento zigzagante, questa roba qui non è borsa. Allora, il fatto che poi dopo
adesso magari avremo anche qualche seduta di ribasso, ma se noi andiamo a guardare, giugno ha segnato un massimo e un minimo, il nostro FIB ha fatto poi uno spike superiore, ma noi stiamo dentro qui di 18.300, secondo me sotto 18.300 mi preoccuperei, si okay. tornerebbe trading range certo. precedente. Certo. Ma fino a che non si va lì sotto non mi preoccupo. Non ti preoccupi, ok, solo se si scende sotto lì. Allora, Andrea, Fabrizio invece chiede proprio un'analisi tua su Azimut e dice sto perdendo il 4%, quindi dici come lo vedi tu Azimut. Ma allora, Azimut purtroppo è l'esemplificazione di quello che accade sul mercato in questa fase, perché oggi Azimut ha rilasciato in maniera più che positiva, c'è stato un rimbalzo dai minimi intraday, addirittura ha fatto un più 18% di utile netto, ha fatto 95 milioni, però oggi col mercato così debole anche Azimut non può esimersi da una correzione anche piuttosto marcata. Io è un titolo che avevo preso molto bene, ce l'ho ancora in realtà per la mia newsletter finanziaria, ma oggi mi spiace dare questa brutta notizia al telespettatore, ma probabilmente non credo che avrà la forza, meno di sorprese, nel finale di recuperare il livello che io reputo fondamentale per il mio money management, che è 16,21. Quindi avendola a 15,70 io non posso permettermi di far diventare un guadagno una perdita, per cui personalmente chiuderò in stop profit la posizione non dovesse recuperare almeno 16,21. Oltretutto il rischio è che perda anche la rialzista partita dallo scorso 23 di marzo, per cui il target multiday potrebbe essere anche purtroppo poco sopra 15, attorno a 15,10. E dispiace che abbia fatto questo movimento nonostante i dati pubblicati siano buoni. Va bene, un messaggio per Davide, un'analisi su Autogrill che vorrei shortare. Beh, intanto Autogrill abbiamo sentito prima dei dati negativi, diciamo che il titolo ha già corso molto a ribasso e ha una fortissima area di supporto che deriva da questa considerazione. Ha congestionato su questi valori qua intorno e poi ha funzionato come supporto qui. L'area di cui parlo sono i 4 euro, adesso siamo a 4,24 euro. Secondo me diciamo che attorno ai 4 euro, e quindi traccio una linea qui, si può evidenziare un'area di supporto, diciamo che sotto questo livello potrebbe accelerare a ribasso, in quel caso il target sarebbe sì. il precedente minimo, però per ora non ci sono gli elementi, anche se diciamo che il titolo ha un appeal parecchio negativo. Vorrei far notare come questo movimento, la successiva congestione e l'attuale movimento di ribasso, probabilmente con target potenziale 4 euro, sono comunque movimenti avvenuti assolutamente contrari rispetto all'indice, che in realtà in questo caso avrebbe rialzo, congestione e un po' ancora di rialzo, poi ribasso degli ultimi giorni. Ma questo è un titolo in controtendenza più debole del listino. Certo. Allora, invece Digital Bros, torno da Andrea, questo è il messaggio di Luca che scrive: 22 toccati oggi sono un buon livello di ingresso, long di breve, medio. Ma allora, Digital Bros sinceramente è un titolo che ha corso talmente tanto che a questo punto non bisogna avere, a mio avviso, fretta di entrare. Ha fatto un massimo a 27 il 21 di luglio, è vero che ha già corretto quasi 5 euro per azione, però io senza proprio timore, nel senso che piuttosto manco l'operazione, ma per me torno a guardarla ad area 19. Ecco, non area prima. 19, okay. 19 è un bel supporto, lo so che è una correzione di altri di oltre 3 euro rispetto ai prezzi attuali, però parliamo di un titolo che il 16 di marzo valeva 7,45, per cui ha quasi quadruplicato di periodo, per cui una correzione fino a 19 ci sta tutta. Quello che dico sempre però non è che 19, siccome un supporto statico importante, appena ci arriva mi devo fiondare a comprare. Il titolo deve arrivare sul livello, rimanerci per qualche seduta, dimostrare di riuscire a fare una base che a quel punto
sarà con molta probabilità accumulativa, lo compro anche a un prezzo leggermente superiore, mi do uno stop ragionevole piuttosto stretto, magari già sotto 18,30 che è il minimo del 22 di maggio, e poi probabilmente lo porto fino ad area 22, quella è un'operazione che farei. Adesso eviterei di comprarlo anche dovesse andare in area 22 poco sotto nella seduta odierna. Ok, allora a entrambi, proprio in flash, perché chiudiamo questa prima parte del main event e poi ci colleghiamo con altri ospiti, chiedo appunto strategie del trading in tempo di coronavirus. Davide, quali sono i tre punti fondamentali da seguire in questa fase? Beh, innanzitutto non farsi troppo influenzare, diciamo, da quello che non è trend di mercato. Il mercato è salito a dispetto di una situazione, di una congiuntura economica pessima, ed è salito su prospettive future, quindi adesso ha bisogno di sentire alimentate le sue speranze, no, di un trend futuro, e bisogna stare attenti perché è proprio in questo passaggio qua, con le trimestrali e tutto, che potrebbe in qualche modo disilludersi e quindi tornare un po' indietro. Il ritracciamento sarebbe salutare evidentemente, ma non comprerei una debolezza, aspetterei semmai una reazione dopo la debolezza, cioè non andrei contro trend. Il segnale che c'è anche qualcos'altro che interessa agli investitori è che tutta questa massa di liquidità è finita per comprare anche l'oro. L'oro è molto combinato col treasury, il treasury decennale ha un rendimento negativo se consideriamo anche l'inflazione attesa, e quindi si va a comprare l'oro che notoriamente non ha rendimento ma che può proteggere dall'inflazione. Quindi sull'oro i target si sprecano ovviamente, ma tanti lo vedono ben sopra 2000, e quando dico tanti certo, non parlo di piccoli, ma parlo di grossi gestori, situazioni di questo genere. E vorrei dire attenzione, perché se i democratici vincono, tra tasse alle imprese e magari disincentivi sui buyback, senza contare determinate politiche magari un po' diverse da prima e anche dispendiose, per cui il denaro gli serve perché vogliono fare molte politiche green, ci può stare che la borsa possa un po' esatto ritrattare. Ok, Andrea, stessa cosa a te, insomma i punti fondamentali da tenere a mente. Allora guarda, anche se può sembrare un paradosso, era più facile sull'esplosione del Covid. Io parlo di come ho gestito proprio l'emergenza. Io, come sai, faccio questa newsletter finanziaria di permettimi di dire grande successo. Io il lunedì 24 febbraio ho chiuso sostanzialmente tutte le posizioni long, sono andato short di indice, ho comprato lo strumento, l'ETF sulla volatilità, che si chiama LVO, intanto è molto liquido quindi non devo sponsorizzare nessuno, e mi sono comprato l'oro. Però purtroppo c'era il VIX ancora a prezzi molto vantaggiosi, l'oro a prezzi rispetto agli attuali assolutamente favorevoli, e il mercato praticamente aveva appena fatto qualche seduta prima un massimo relativo, per cui sicuramente adesso devo tenermi stretta la liquidità che ho e non avere fretta di entrare. Se ho delle posizioni che mi prendono uno stop, ammesso che sia uno stop gestibile anche dal punto di vista emotivo monetario, me lo devo comunque applicare. Sì. Certo che se io non ho stoppato sulla prima discesa, non ho venduto sul rimbalzo, adesso se i miei titoli hanno perdite del 40, 50, 60% è normale che è inutile stoppare oggi. Però preferirei che chi non lo fa di professione, l'investitore, stia più alla finestra in questa fase, e comunque se possibile, quando vuole provare un ingresso, debba rispettare maggiormente lo stop, che so che purtroppo ancora oggi tanti retail sono scettici, perché magari dicono ma è una buona società, io non ho fretta, recupererà. Okay, invece certo, è una fase dove questa, dove io starei molto più attenta, molto più attento a rispettare le regole che mi do. Ok, ottimo, vedete anche queste pillole di trading sono sempre ben accette, insomma, per la strategia in un momento come questo. Io ringrazio tantissimo Andrea Cartisano e Davide Biocchi, che ritroviamo comunque sempre sulle fonti TV, ma insomma era importante aprire in questo modo il main event della Trading Week. Grazie a entrambi. Un caro saluto a tutti. Allora ciao. Io vorrei estendere il mio saluto ai telespettatori, a te Manuela, ma anche ad Andrea. Spero di incontrarlo fisicamente
Covid permettendo, quanto prima. Ciao a tutti. Esatto, sperando di incontrarci presto tutti quanti. Grazie ancora a entrambi. E allora, sono arrivati anche altri messaggi, però non temete, siamo qui nel nostro main event, quindi avremo modo di parlarne con altri ospiti. Dopo la pubblicità, Gabriele Bellelli, Carlo Alberto De Casa e Pietro Arricciati. State con noi.